Vi voglio far sentire a tutti, poi riprendiamo dal direttore Inzaghi, poi andiamo da Mineo, questa intervista telefonica che abbiamo realizzato a uno dei due patron di Grom, sapete benissimo, no? La nota e florida catena di gelati in Italia e anche nel mondo. Lo abbiamo contattato telefonicamente ieri con il nostro Alessio Fiorito, sia per commentare il decreto lavoro, ma soprattutto per ascoltare quelle che sono le sue proposte concrete. In un paese dove spesso si analizzano i problemi ma non si danno le soluzioni, sentiamo e poi commentiamo insieme le sue parole. Ascoltatele bene, vai. Il mondo del lavoro in Italia è complessissimo per tanti motivi. In primis il suo costo, intendo dire la nota differenza che esiste tra il costo per l'imprenditore, IRAP compresa, e ciò che viene poi preso al netto in busta paga dal dipendente. Il problema numero uno è la non possibilità che hanno gli imprenditori di fare merito. Se io ho una persona che ha un ruolo di responsabilità e poi successivamente ho una seconda persona che entra in azienda che dimostra di essere più in gamba della prima, io non posso promuovere la seconda a scapito della prima, perché appunto non esiste un meccanismo di retrocessione per chi, tra virgolette, è meno in gamba. Secondo me dovremmo rivedere dalla radice il rapporto tra impresa e lavoratori e sindacato. Io sono un grandissimo estimatore del sindacato come istituzione. Oggi viviamo in Italia con 3 rappresentanti sindacali. Basta, è sufficiente ce ne sia una. Seconda cosa, fortissima, un rappresentante dei sindacati deve operare all'interno del governo, perché quello è il punto di vista di una fetta enorme di popolazione che non può essere assente dal governo, ma deve esserci dentro. Quello che mi piacerebbe molto trasmettere è che prima che andare a pensare a 1 miliardo, a 500 milioni, 1,5 miliardi, è rivoluzionare l'approccio. Sarei un bugiardo se dicessi che fare impresa all'estero è più semplice, più facile e anche più immediato che farlo in Italia. Delle volte è vero, delle volte non lo è. Lo stesso vale per l'accesso al credito. Io francamente ho avuto molta più difficoltà a trovare risorse finanziarie negli Stati Uniti, quindi non sputiamo sempre sul nostro sistema paese. E soprattutto è importante davvero che ci rendiamo conto di essere tutti sulla stessa barca. Oh, finalmente ci sono cose concrete su cui ragionare.